Mentre su YouTube impazzano video haul enormi di bikini, decine e decine di bikini, e tutte quindi non fanno altro che parlare del mare, di quando sfoggeranno questi loro costumi, che poi sono di una quantità assurda che non finiranno nemmeno in una vita. Io no, io voglio fare un video controcorrente e quindi via gli occhiali da mare e parliamo dei 10 fatti o comunque situazioni, cose che mi infastidiscono al mare e che più ci penso e più mi fanno passare la voglia di andare al mare. Allora, fatto numero 1. Gli ombrelloni sono sempre troppo vicini al mio. Sia che io vada nella spiaggia privata, sia che io vada nella spiaggia pubblica, quindi insomma comunque quella libera, io mi ritrovo sempre troppa gente troppo vicino. Perché io penso una cosa, cioè se si chiama spazio vitale, lo spazio appunto di cui comunque una persona ha bisogno per muoversi, e tu me lo invadi, mi uccidi, perché se si chiama spazio vitale è perché significa che è fondamentale per l'esistenza. Quindi se tu mi stai troppo vicino, mi uccidi. Fatto numero 2. Quando cammini tranquillamente lungo la spiaggia, sul bagnasciuga, e trovi quei gruppi di ragazzi, soprattutto maschi, e soprattutto che giocano a calcio, che giocano in modo veramente appassionato, quasi violento, cioè proprio con foga, e quindi tu già li vedi in lontananza, no? E non sai che fare, cioè rigiro e torno sui miei passi, però io vorrei proseguire la mia passeggiata in santa pace, oppure provo a superarli. Però quando stai lì vicino a questi ragazzi che proprio si impegnano in tutta questa loro attività, non sai se sia peggio che uno di loro ti venga addosso, con il rischio quindi che ti atterra, perché poi io sono piccola quindi mi atterrano, oppure di ricevere una pallonata tirata in modo forte e violento addosso. Quindi perché devono giocare in questo modo sul bagnasciuga? Fatto numero 3. Passeggi tranquillamente sulla tua, facendo quindi questa fantastica passeggiata sul bagnasciuga, perché io praticamente la mia giornata al mare si concretizza nel passeggiare continuamente, visto che io non vado in acqua, e trovi sempre quel cavolo di bambino odioso che sta lì sull'acqua e che tu passi e con il piedino ti schizza, e poi tu lo guardi in modo odioso, con rabbia, e lui ti sorride come se ti avesse fatto uno scherzo piacevole e carino. Io ti affogherei in quei 5 cm di acqua che stanno lì tra la spiaggia e il mare, ti affogherei molto volentieri. Fatto numero 4. Quando passeggio o comunque ecco, mi sposto, mi muovo, odio, ma veramente odio, sentire gente che mi passa vicino e che puzza di sudore. Ora io mi chiedo una cosa, cioè se stiamo all'aria aperta, perché magari poi tira anche un po' il vento, no? E io sento la puzza di sudore, cosa potrebbe essere stare vicino a quella persona in un luogo chiuso, tipo anche la macchina, la morte? Quindi io penso che sia la morte stare insieme a queste persone in luoghi chiusi, perché puzzano di sudore. Esistono i deodoranti, esistono i saponi, esiste l'acqua per lavarsi. Fatto numero 5. Quando passeggi sì, io ho tutti questi aneddoti legati appunto alle passeggiate, perché io passeggio e basta, vedi in lontananza a volte dei bambini piccoli, ma piccoli tipo, che ne so, 2-3 anni, insomma piccoli, che vengono verso di te e li vedi che fanno un po' qua un po' là, no? Perché magari guardano da una parte, guardano da quell'altra, quindi tu cerchi un po' di
anticipare, no, le loro mosse, di spostarti nella parte opposta, ma inevitabilmente quando ce l'hai davanti, quel maledetto bambino ti sbatte addosso. Ti sbatte addosso e poi sono sempre bagnati, sono sempre sporchi di sabbia e ti insudicia. Fatto numero 6. Sempre mentre passeggi e stai lì tranquillo, immerso nei tuoi pensieri, nei tuoi mille progetti per il futuro, pensi a tante cose belle, a tante cose piacevoli, ti godi, che ne so, l'aretta fresca del mare, guardi l'acqua con tutti quei bei riflessi che fa sotto la luce del sole, quindi stai proprio lì immerso nel tuo mondo fantastico, immancabilmente c'è qualcuno che urla proprio lì vicino a te quando passi il nome di qualche bambino che sta sperso in acqua e quindi lo richiama per farlo, che ne so, avvicinare o per farlo uscire dall'acqua, e siccome il bambino non sente, o comunque il bambino fa finta di non sentire perché vuole stare in acqua, questi continuano a urlare e ti urlano nell'orecchio. Ok, fatto numero 7. Io trovo abbastanza, diciamo, imbarazzante, ma più che altro per le persone che fanno questa cosa, vedere appunto le persone che durante l'anno, cioè si capisce, che non fanno nulla di sport, di attività fisica, nemmeno base, nemmeno tipo Pilates per capirci, e le vedi che quando vanno al mare cercano di fare sport. E quindi li vedi impegnati in queste attività abbastanza imbarazzanti che fanno in spiaggia, tipo, che ne so, zumba, fitness in acqua, ma vedi che sono veramente persone impedite e io non le posso vedere, cioè a me veramente mettono a disagio, ma mi sento proprio a disagio per loro, cioè perché ti sforzi di fare attività fisica in quei giorni che vai al mare e poi durante l'anno non ti muovi e stai sempre fermo o ti sposti solo in macchina? Bah. Fatto numero 8. Da quando si arriva, già prima di posizionare l'asciugamano, quindi appena uno arriva, a che parti stai sempre a ripetere no, no, no a ogni venditore che passa, a volte anche gli stessi che fanno il giro, e diventa veramente un qualcosa di snervante, cioè è un continuo, soprattutto quando poi dici no e insistono. La fine. Allora, fatto noioso, fastidioso numero 9. Vedere le persone, io veramente provo veramente ribrezzo a vedere le persone che comprano le granite o il in spiaggia, perché secondo me definire quelli che vendono queste cose che lo fanno appunto in una situazione poco igienica non rende l'idea, secondo me è farmi un complimento. Io dico, come fa a venire in mente alle persone di andare a prendere una granita da questi che passano con quei carretti, no, in cui c'è il blocco di ghiaccio coperto da un semplice canovaccio inumidito? Come fa a venirti in mente di prendere quella granita? Cioè, prima di tutto non sai con che acqua è stato fatto quel ghiaccio, lasciamo perdere, ma più che altro io mi chiedo che cosa ci sarà mai sopra al canovaccio che copre il ghiaccio. Polvere, forse la polvere è la cosa più innocua che potrebbe esserci. Ma soprattutto in quelle situazioni poi in cui tira il vento e quindi volano capelli, pelucchi, orrore. Idem per chi vende il cocco, cioè cocco messo a bagno in quei secchi pieni d'acqua, e anche in quell'acqua cosa ci sarà mai se non solo polvere? Non lo so, non lo voglio sapere, quindi io non capisco perché la gente deve comprare queste cose. Fatto numero 10. Una cosa che mi infastidisce molto è quando vicino a me c'è qualche ragazzina, bambina, sì, magari un po' in carne, però che ha un seno più grande del mio. Cioè io lì proprio veramente
vorrei coprirmi con il telo del mare, stile burka, proprio, cioè che mi si vedono solo gli occhi, proprio così, e stare tutta imbabuccata così, chiusa, coperta, fino a che non parto, perché veramente di la depressione, mi prende veramente la depressione, perché io vorrei tanto avere un po' più di seno, perché la bambina ce l'ha e io no? Ok, questa era la mia breve piccola riflessione, forse anche un po' acida, sul mare, ma perché veramente, cioè, a me queste cose veramente infastidiscono tantissimo. Io spero di non essere la sola, forse sono la sola che prova questo fastidio per tutte queste cose insieme, ma poi ce ne saranno anche altre che non mi sono venute in mente. Però insomma, se anche voi provate fastidio per qualcosa di quello che vi ho detto, o provate fastidio per qualcosa che non ho detto, fatemelo sapere, perché io sono contenta di sapere che non sono sola a questo mondo a odiare il mare. Ma un po' perché appunto non amo il sole, al sole addosso mi dà fastidio, un po' proprio perché è proprio la situazione che non mi piace, non lo so, non mi fa stare rilassata. Quindi, come al solito, io vi invito a seguirmi sui social e sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, e lì pubblico foto quasi tutti i giorni. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sempre un video di questo tipo, di questi fatti un po' odiosi che mi danno fastidio in altre situazioni. Ah, se avete magari dei suggerimenti anche di situazioni in cui volete che vi parli del mio disagio, perché tanto io sono a disagio in ogni situazione, sempre praticamente, sempre fatemelo sapere se vi viene in mente qualcosa, che ne so, cosa non ti fa stare tranquilla, quindi quando provi disagio, se ne so, se stai in quel posto o se vai in quell'altro, mi fa piacere a me pensare, riflettere a queste cose e poi farci un video, perché così almeno vi parlo e vi faccio anche conoscere alcuni aspetti di me, forse non troppo belli perché sono un po' criticona, però vabbè, questa sono, e quindi prendere o lasciare. E comunque ciao e al prossimo video, ciao.